And I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turned brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so. Iniziata la spinta. Bordata che viene deviata sul legno, subito pericolosa, villa meravigliosa. Il missile di Triola. Botta di Matozzo, non sorprende Pierluigi Ciarla. Una staffilata che non dà scampo al portiere Ciarla. 1-0 per Villa Meravigliosa. Il tiro di Bellamio. Il sinistro di Triola, pallone fuori. Ed era un tiro indirizzato verso l'incrocio dei pali, ma Ciarla ci è arrivato. Occhio a quattro piedi, vita meravigliosa. Tutto San Paolo, San Paolo. L'angolo giusto con un diagonale micidiale, prezioso, realizza il gol del pareggio, prezioso, un autentico capolavoro. Il tocco per Meneghello ed è una deviazione di piede che ha del miracoloso. Volgente azione di Garofalo e poi il tiro di Matozzo e l'intervento provvidenziale a salvare il tutto ad opera di Pierluigi Ciarla. Clamoroso palo di Matozzo provato con il sinistro, niente da fare per il numero 10, doppio palo come suggerisce con Giampiero. Altro miracolo stavolta su Di Giorgio. Arriva il gol di Simone Matozzo, il sorpasso di Villa Meravigliosa. 2-1 il punteggio. Che stai a fare? Occasione per il locale Barcucci sulla conclusione, dalla fuori area da Tammaro, arrivata la parata di Sestini. Matozzo realizza il gol del 3-1 per Villa Meravigliosa. Come questa opportunità in azione di rimessa, ma c'è dunque il primo responso dei quarti di finale, dice che a spuntarla è Villa Meravigliosa.